Buongiorno, eccoci arrivati al terzo episodio, quindi oggi parliamo di cene. Quindi la cena tendenzialmente nelle famiglie italiane è il momento in cui ci si riunisce in famiglia, si condivide il pasto tutti insieme e quindi tende a essere un pochino più abbondante rispetto al pranzo che magari è un po' più raffazzonato. Cerchiamo in questi giorni di quarantena allora di cambiare prospettiva, provare a fare delle cene un po' più contenute, più leggere, invece, come abbiamo visto, fare dei pranzi più completi. Come sempre sono tre i consigli che vi voglio lasciare oggi. Il primo è cerchiamo di mantenere sempre questo momento di condivisione, di riunione della famiglia, in cui si mangia con calma, si sta insieme, si tolgono le distrazioni, quindi si spegne la TV, il computer, lasciamo i cellulari in camera, prendiamolo proprio come un momento, di riunione della famiglia. Secondo, cerchiamo di cenare almeno un paio d'ore prima di andare a dormire per favorire una completa digestione. Meglio magari se dopo cena stiamo ancora un attimo attivi in piedi o comunque in posizione eretta, giochiamo a carte a tavola piuttosto che sistemiamo la cucina, portiamo fuori la spazzatura. Comunque proprio per favorire una digestione completa e veloce. Infine, cerchiamo di non saltarla la cena, nel senso che magari in queste giornate o non abbiamo fame oppure ci sembra di non aver fatto abbastanza, diciamo ma sì, dai, salto la cena così risparmio qualcosa. In realtà andiamo ad attivare un circolo vizioso in cui è più rischioso poi avere fame e trovarsi a mangiare magari nelle tarde ore della sera o addirittura nel cuore della notte. Quindi piuttosto facciamo una cena più leggera, sebbene completa, però sempre mantenere questo appuntamento. Per la nostra cena di oggi, quindi vi propongo di preparare una vellutata di piselli spezzati che si possono utilizzare anche secchi, quindi non hanno bisogno l'ammollo e accorciamo i tempi. E rappresentano la nostra fonte proteica, quindi nel pasto bilanciato che vi ricordate dal pranzo, rappresentano un quarto di fonte proteica vegetale. Poi abbiamo un'insalata, la facciamo con la rapa rossa, la mela e la frutta secca. Io ho preso delle noci che rappresentano la quota di frutta e verdura e di acidi grassi, quindi lipidi. Ed infine andiamo a accompagnare con del pane integrale che rappresenta la nostra fonte di carboidrati. Iniziamo con fare un soffritto con mezza cipolla tritata, un cucchiaio di cumino o un'altra spezia che vi piace. Mettiamo le spezie subito all'inizio perché così col calore sprigionano odore, sapore e proprietà nutritive. E ci mettiamo 2 cucchiai di olio.